Sarò sincero, avevo acquistato questo Motorola Edge Plus 12256 convinto che sarebbe diventato il mio dispositivo principale proprio perché aveva tanta memoria. I 256 giga mi attiravano tantissimo, ma mi ha veramente deluso. Non che il dispositivo sia una ciofeca, no, non sto dicendo che sia scadente, ma ci sono troppi aspetti che non mi hanno convinto, non mi sono piaciuti e mi stanno convincendo a, probabilmente a non tenerlo. Lui si caratterizza proprio perché ha questi edge, questi angoli bellissimi, è il suo punto di forza, è il suo nome, e quindi è giusto che sia così. Chi lo compra anche per questo motivo. Però sono ottimizzati malissimo, soprattutto dopo l'ultimo aggiornamento. Infatti in troppe applicazioni, vedete, gli angoli vengono nettamente tagliati dal sistema, dal software, e questo è veramente un dispiacere perché è il suo punto di forza che viene praticamente spento, viene castrato. Il perché Motorola abbia deciso di intraprendere questa scelta, beh, non la conosciamo, sicuramente l'avranno fatto perché ad alcuni dava fastidio avere il contenuto che stava visualizzando negli angoli, ma è la sua particolarità, è la sua bellezza. Cioè anche quando visualizziamo un video su YouTube lui viene tagliato, quando visualizziamo una foto, la mettiamo in diagonale soprattutto, lui, lei, la foto viene tagliata, ed è questo, è veramente un dispiacere e si ripercuote anche sulle prestazioni e l'usabilità, perché se vado a fare uno screenshot, lo screenshot mi viene con i lati neri, con i lati spenti, con i lati tagliati, quindi quella foto mi risulta spesso inutilizzabile. E chi fa contenuti su YouTube magari fa col telefono le anteprime, le miniature dei video, praticamente si ritrova con un dispositivo che purtroppo diventa inutilizzabile, anche perché quando guardiamo magari un video con i sottotitoli spesso saranno tagliati, e questo, beh, rende il dispositivo veramente veramente castrato. Lui ha diversi lati positivi: la diagonale display che è ampia, è una batteria che è buona ma non così esageratamente buona come pensavo. Dopo l'ultimo aggiornamento si comporta in modo un po' anomalo, diciamo che mi aspettavo di meglio. Avevo provato già il Motorola Edge classico e sinceramente faceva nettamente meglio, ma non era un discorso di batteria, perché sappiamo è più piccola nell'Edge anziché l'Edge Plus, e non è neanche un discorso di prestazioni, no? Lo Snapdragon 865 consuma di più e quindi dura di meno, non è neanche per quello, è l'ottimizzazione che è andata un po' in fanteria con questo ultimo aggiornamento. E mi chiedo il perché, mi chiedo perché Motorola abbia deciso di fare dei danni, secondo me, a un dispositivo che rasentava quasi la perfezione. La cosa che mi dispiace è anche hardware, qualcosa che non mi piace c'è anche lì. Cioè lui ha la ricarica wireless, per carità, non è neanche lenta, col caricatore 15 watt riesce ad andare su anche decisamente bene. Il problema è che a trovargli il punto per farlo ricaricare ci vuole una mappa. Cioè io ero abituato ad avere dispositivi, sia che fossero iPhone o Samsung, che appoggiavo sulla vasetta e loro entravano in ricarica così, senza far problemi, senza far troppe domande. Lui invece deve trovare la posizione giusta. Quando lo mettiamo sulla basetta, poco a sinistra, poco a destra, poco in su, poco in giù, la ricarica non parte. E questo è un dispiacere perché diventa macchinosa, no? Anche una cosa così semplice come ricaricare la batteria del telefonino. Un altro aspetto che proprio non mi è andato giù è che dopo i primi due giorni di utilizzo già comincio a vedere nella parte inferiore una colorazione diversa del display, e a basse luminosità comincio a intravedere questi famosi aloni verdi di cui tanto si parla. E è proprio vero, danno fastidio, non sono per adesso niente di così problematico, ma mi chiedo se dopo due giorni già cominciano ad apparire, a far capolino, cosa succederà fra sei mesi? Beh, non oso immaginarlo, e per questo non ho una grandissima intenzione di tenere questo dispositivo. Lo testerò a fondo, probabilmente lo terrò per usarlo per alcune cose sul canale, ma indubbiamente non lo terrò come dispositivo principale, non lo terrò con la mia SIM inserita al suo interno.
Un altro aspetto che proprio mi è dispiaciuto su questo dispositivo è la possibilità di non poter più decidere io se impostare il refresh rate a 60 o 90 o 90 Hz. Lui praticamente viaggia in automatico, decide lui cosa fare, decide lui cosa impostare. A me questa cosa non piace, perché su tutti i dispositivi Android siamo abituati a poter scegliere 60, 90, 120, 144. Oggi siamo arrivati a refresh rate altissimi, ma lo decido io, qui non posso farlo. L'unica cosa che mi ha lasciato stupito in positivo è stata la camera zoom, la tele zoom, che questa foto vedete è fatta con la camera normale, quindi la 1x, questa è fatta con lo zoom ottico 3x, quindi avvicina il soggetto a livelli molto 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 vicini. Appunto, 3x è veramente tanta roba, e quindi anche in ambienti chiusi riusciamo a tirar fuori delle foto che sono veramente belle, degne di nota. Quindi, che dire, è un dispositivo che per adesso mi ha lasciato una profonda delusione. Questo fatto di avere gli edge spenti era la sua particolarità, la batteria che non mi sembra essere così ben sfruttata da questo nuovo software, beh, sinceramente mi ha molto deluso.